Il bombardamento della Recanatese è stato anche stavolta implacabile. È iniziato subito dopo il fischio d'avvio, ha avuto la sua massima intensità nella prima mezz'ora e si è placato solo nella ripresa, giochi praticamente fatti. È finita come doveva finire, con un netto 4-0 e le note di cronaca solo ed esclusivamente di marca giallorossa. Una squadra che gioca a memoria e che è un piacere ammirarla, offre un calcio per la categoria di altissima qualità, con due esterni, Senigallesi a sinistra e Minicucci a destra, che sono risultati imprendibili per i disorientati difensori campani. Per l'ennesima volta sono state prodotte almeno una dozzina di palle gol e gli avversari puntualmente continuano a rimediare figure barbine al Tubaldi, ma non tanto per i propri demeriti quanto per le prestazioni offerte dai ragazzi di Pagliari, ormai pienamente consapevoli dei loro mezzi. Sentiamo il tecnico giallorosso a fine partita. Giovanni Pagliari, ormai è ora di mettersi a tavolino con la società per parlare del premio salvezza. Mancano ancora 7 punti. Quindi no. Meglio essere prudenti. No. Sono molto contento, come penso sia la società, siano i ragazzi, stiamo facendo bene, però la corsa è tanto lunga ancora, insomma c'è da tenere questa condizione mentale, tecnica, fisica, perciò siamo contenti, però la strada è lunga insomma. Senti, un'altra prestazione adesso, siamo seri, impeccabile, no? Una squadra che si ritrova quasi ad occhi chiusi, Recanatese che se giocava bendata forse la partita l'avrebbe vinta lo stesso. No, meglio vederci, perché ogni volta che poi facciamo qualcosa di difficile ci perdiamo, però c'è stata la prima mezz'ora veramente di altro livello e di alto livello, però sono contento, io li vedo allenare, lo dico da un pezzo insomma, che il gruppo è sano, stanno veramente facendo bene, sono contento, se lo meritano proprio. Come si fa a non esaltarsi? Ma anche perché per vincere è ancora lunga, insomma, esaltarsi, cioè essere contenti, lavorare con entusiasmo, avere la consapevolezza che c'è un gruppo e una squadra forte, questo non vuol dire esaltarsi, insomma, perché nel calcio ho visto squadre perdersi nel giro di una settimana, due settimane, perché poi se perdi l'aspetto mentale, noi non è che ci abbiamo il Barcellona-Real Madrid, no? Perciò non dobbiamo esaltarci, dobbiamo essere convinti che stiamo facendo un gran lavoro, che abbiamo intrapreso la strada giusta, ma questo esaltarsi è aprile se vanno bene le cose. Tu sei scrupoloso, lavori molto sui dettagli anche durante gli allenamenti, cosa c'è ancora da migliorare, se c'è da migliorare qualcosa? Ma c'è da migliorare l'aspetto difensivo, di impostazione, d'attacco, c'è da migliorare tutto, perché nel calcio c'è da lavorare sui particolari, la linea molto bene anche in fase di impostazione, a volte ci allunghiamo, però insomma adesso stiamo a fare i fenomeni perché stiamo facendo bene. C'è da sempre da lavorare per continuare a dare certezza ai ragazzi, questo è poco ma sicuro. Come interpreti la Coppa Italia? Cioè, nel senso, un obiettivo importante o comunque un passaggio nel corso della stagione? No, è un obiettivo per me molto importante, perché voglio vedere qualcuno di questi ragazzi che hanno giocato dopo meno, e me ne dispiace, però è normale che quando vai bene così cambiare, a volte, a meno che uno non è masochista, non è il caso, perciò è un'occasione per vedere quelli che hanno giocato di meno con lo spirito giusto, giocando a calcio, e vincere fa sempre piacere, insomma non è che andiamo in Coppa Italia perché vogliamo perdere, ecco. La cronaca, come accennato, è stato un monologo leopardiano dall'inizio alla fine. Al quinto Defendi apre per Minicucci, che ha un varco, tiro però debole, bloccato a terra da Del Giudice. Poco dopo, insidiosa punizione di Senigallesi, uno specialista, il portiere respinge con Defendi in agguato, ma l'attaccante sparacchia sul fondo. Per il riscatto però l'ex punta della Feralpi fa attendere solo 3 minuti, percussione di Senigallesi sulla sinistra, cross deviato che si trasforma in un assist che lo stesso Defendi concretizza in rete. È il momento del massimo sforzo dei giallorossi, che stringono d'assedio il Matese, volatona di Gomez, assist basso per Capitan Sbaffo, il cui tap-in termina di poco fuori. Un minuto dopo sbaffa ancora per Senigallesi, si salva in qualche modo Del Giudice. Il raddoppio inevitabile arriva al 20°, Sbaffo si vede neutralizzare la sua conclusione dal portiere, ma nei pressi c'è Senigallesi che carica il sinistro ed insacca. Non c'è davvero partita, con la Recanatese che domina in lungo e in largo e che trova il tris alla mezz'ora con l'izzuncata perfetta di Defendi su angolo di Senigallesi. Match in ghiaccio ed anche nella ripresa il copione lo stesso. 20°, Quacquarelli recupera un pallone sulla tre quarti, appoggia per Senigallesi che viene steso dallo svagato Riccio. Il poker è servito da Sbaffo che dal dischetto trasforma. Il dominio dei padroni di casa prosegue. 23°, Senigallesi crossa per Raparo, tira al volo con Del Giudice che devia in corner.
Il passivo non assume proporzioni più pesanti anche se le chance fioccano. 43esimo, splendida azione in linea Sopranzetti Quacquarelli, assist per Giampaolo con Del Giudice bravo in calcio d'angolo. Prima del triplice fischio, cross ancora di Quacquarelli, testa di Giampaolo che lambisce il palo. Il massacro finisce qui e davvero lo spettacolo offerto da questa squadra meriterebbe una cornice di pubblico più adeguata, ma con il tempo anche i più restii, siamo certi, non potranno non avvicinarsi ad una Recanatese che legittimamente può giustificare anche i sogni più arditi. Il direttore generale del Matese, Carlo Loffreda. Carlo Loffreda, direttore generale del Matese, molti meriti, no? Alla Recanatese più che dei meriti vostri. Un momento c'è stata una sorta di bombardamento, era veramente difficile poter opporre resistenza. Assolutamente, abbiamo affrontato una corazzata importante, una squadra che gioca benissimo, ci hanno letteralmente sorclassato, noi abbiamo dimostrato tante difficoltà e ora sicuramente dovremmo metterci seduti e ragionare rispetto a quello che vogliamo fare del nostro futuro. Perché non abbiamo visto una squadra sicuramente che noi sappiamo che può fare di meglio, può fare di più. Oggi non so cosa sia successo, veniamo da un periodo comunque non facile. Sicuramente abbiamo influito tanto il fatto che abbiamo comunque tanti giocatori fuori, molti giocatori che comunque oggi sono andati in campo in condizioni anche abbastanza, non in condizione, vengono reduci da infortuni. È un momento difficile per noi, sicuramente rialzeremo la testa nelle nostre corde, nelle nostre capacità, sederci, fare quadrato e sicuramente riusciremo a riprenderci. Gran merito oggi va alla Recanatese, fatto comunque una grande partita, ma lo sta dimostrando non solo contro di noi, ma sta comunque ammazzando il campionato, perché comunque sta giocando molto bene nei risultati, nelle partite che fa, non lo dico io ma lo dicono sia i risultati che le prestazioni. Ogni partita, ogni domenica vediamo, l'abbiamo visto nelle prestazioni che ha fatto nelle passate giornate, domina ogni volta che scende in campo, quindi oggi abbiamo avuto noi la peggio, però speriamo che noi riusciremo a raddrizzare la barca.